Una cavalcata lungo tutti i suoi più grandi successi, Max Gazzè a Scario parte quasi in sordina con canzoni più intime per poi esplodere in un crescendo nel finale. È stato uno dei concerti tanto attesi di questa edizione di Equinozio d'autunno. Il cantautore, in grado di abbinare dei testi anche ironici e sottili ad una musica originale dal timbro inconfondibile, ha colorato la sera del 13 settembre. Lungomare di Scario gremito, con appassionati di musica di tutte le età, ma non intasato, con la macchina organizzativa che non ha subito intoppi e la bellezza di poter godere di questi eventi al di fuori del clou della stagione estiva, caratteristica che fa la bellezza di Equinozio e lo rende oltremodo fruibile. Insomma, c'erano turisti, ma c'era soprattutto la gente del territorio ad accogliere Gazzè, a scattarsi selfie con lui e a saltare con le mani alzate sotto al palco. Certo, chi si aspettava un Gazzè più comunicativo è rimasto deluso. L'artista ha parlato pochissimo, lasciando che fossero le note a dire invece sua. Non ha sollecitato cori da stadio, ma non è stato neppure necessario, perché il calore del pubblico è sbocciato di fronte soprattutto alle hit più note. Bella anche la scenografia, con il palco che si colorava di immagini animate che sembravano sbucare dal blu della notte e che hanno arricchito la performance, forse anche strizzando l'occhio a quegli sprazzi cinematografici che Gazzè si è concesso nella sua carriera e a questa sua immagine da menestrello. Bellissimo il finale, dove il fuori programma, diventato ormai parte stabile del programma, come ha detto lo stesso Gazzè, ha portato l'artista, assieme a tutto il suo gruppo, a suonare con tanto di ukulele un'insolita versione di Posso, salutando così il pubblico in piazza.